Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati a un nuovo video vlog. Così mi andava. Non so più cosa fare, a dire il vero. Comunque oggi non so. Vi faccio vedere una cosa. Visto che ho questo cavalletto tre piedi qua, piccolo, Aspettate. che si apre così. Solo che sì, ho solo questo. Solo, no, non c'è. Solo che non trovo l'adattatore da, come si chiama? Da vite a attacco GoPro, cioè questo qui. Quindi mi sono ingegnato una cosa. Questo è il mio treppiede, se mi vedete, la scatola della mia GoPro con un piccolo. Ecco, si è aperta la scatola. Comunque, oggi cosa faremo? Visto che è un vlog non sapevo cosa fare, quindi l'ho ripetuto due volte. Oggi vi mostrerò la mia postazione da lavoro un po' schifosa, perché non ho il mio computer, quindi è lo stesso. Allora, incominciamo dalla. Mi fisso bene, sono scappato poi. Passiamo dalla cosa più, dal luogo meno usato in tutta la mia qui stanza. Quindi qui è dove faccio i miei lavoretti, faccio i miei compiti, e qui è dove metto il computer, che adesso è qua sopra. Poi beh, qui metto tutti i quaderni. Qui c'è una Anna J selvatica, da metterlo nel video. Chiudo la porta? No. Ok, qui abbiamo un bel monitor, una tastiera, un mouse, un'altra Anna selvatica. Non stai registrando? Sì, che ci sto registrando. No. Sì, vabbè. Ciao. E sto facendo una room tour. Sai cos'è il room tour? Cos'è? Non so spiegare, ma so cos'è. Ok, spiegalo. E se ti dico che non so spiegare, praticamente è un tipo che No, è stata fa un. un tour della stanza. Brava, molto brava. Dovremmo arrivare, sì, mouse, tastiera, monitor, 4 tera di hard disk, altri 4 tera di hard disk che fanno 8, più un Apple TV selvatica, regalata dal mio collega, che io ringrazio tantissimo, e gli devo far fare un volo che è da tanto che non toccare il mio cavalletto di secondo pseudo cavalletto. Ok, poi qui c'è una matita molto importante quando si prendono appunti, coordinate su Minecraft, un cavo del mio iPad, la seconda chiavetta importante sua, ma è diventato per YouTube, quindi metto qua. Poi una pezza per pulire tutto, tutto il resto, tutto, tutte le lenti, tutto. Questo l'abbiamo già visto. La mia telecamera Nikon per registrare video, un audio, come si chiamano questi qua che non viene il nome? Beh, uno di questi, anzi, una cassa che è un po' vecchiotta. Poi, non so cos'è. Questa, che è il telecomando dell'Apple TV, bella penna. E un cavo Ethernet. Dai. Poi,
Dai, dammi questa, che non è mio. Non è una banana. C'è un cavo selvatico. Poi, non so se mi vedete, quindi vi sposto. Così. Delle cuffie da comprate dai cinesi perché non sono ricco, che io adesso stacco perché mi metto a una gel selvatica. Bello. Sono al contrario. Bello stesso. Adesso vi devo prendere con me è il mio bellissimo secondo PC. Poi c'è l'alimentatore, anzi è una lampadina qui RGBifica. Adesso io, visto che è anche un vlog, andrò a pulire il computer. Quindi stacchiamo. Inizia con me. Non so se mi potete vedere tanto perché non lo uso da tanto la GoPro, quindi stacchiamo qua, stacchiamo la presa, stacchiamo tutte le USB, che bello. E ok, il PC è libero, mi posso mettere anche qua, questo sposto qui perché devo fare un po' di ordine. Che casino. I cavi. Pronto? Ecco qui il mio computer. Quel che è più brutto di quello che ci sarà dentro, ma comunque è bello. Cioè ha le sue prestazioni. Come potete vedere qui è chiuso. Qui è aperto perché ho dato una pedalata perché ne avevo voglia. E qui ha forellini perché ho scambiato le partite. Così mi andava. C'è un po' di polvere. C'è polvere. Io ho paura a vedere cosa c'è dentro. Messaggio. Ha fatto din nel tuo telefono. Io non sento queste voci. Io non sento. Apriamo, c'è paura di quanta paura ci possa essere dentro. Non lo apro da 5 mesi. Allora, voi potete vedere perché siete qua. Dov'è il Apriamolo. Ho telefono? sentito din. Ma lì in alto. Io non ce l'ho. Ok, apriamo. Non interferire con il mio blog. Ok. Pronti? Attenti, via. Ah no, vedo se c'è tanta polvere. È tanto brutta. Devi non guardarlo. Ok, non lo guardo. No, mi tocca. Ah! Ma neanche tanta. Pensavo, sì, più sugli hard disk, ma quella è normale. Ma not bad. Sì, qua è un po' schifoso, ma comunque, per il resto è molto bello. Un tera di... No, questo è un tera perché qua ci sono stati tutti i...
i giochi, applicazioni, sistema operativo, e qui è dove metto tutti i miei bellissimi video per YouTube, che dopo averli caricati li sposto qui dentro. Che bella vita. E la mia scheda video, il mio processore, che dopo aver editato più o meno 2 minuti diventa fuoco e fiamme, e poi basta. Comunque sarà il mio computer, per caso ma non c'è, l'altro l'ho venduto, quindi ho dovuto fare questo, acquistare questo qui, anche dopo diventerà una bella bestiolina. Quanti messaggi? Boh, che dire? Lo pulisco un attimo e ci vediamo dopo. Allora, vedremo. Questo computer qui sembra brutto, vecchio, scadente, ma lì dentro c'è un processore della Madonna, una scheda video della Madonna, e quindi molto molto bello. L'unica roba è che la scheda madre non ha i come si chiamano? USB per la tastiera e il mouse, perché ha ancora le vecchie cose che non so come si chiamano. Comunque, come input e output abbiamo una VGA per il processore, visto che ha la scheda video integrata, una DVI per il processore, una HDMI che io uso per quando metto il computer in soggiorno, una tipo C, molto bella, cioè molto comoda, 2 USB 3.0, una scheda di Ethernet Gigabit LAN, penso, o non mi ricordo, comunque ha la Gigabit. Beh, in quel per l'audio, cioè audio in uscita, microfono, questo qui non ho mai. 2 USB 2.0, queste sono le porte della scheda video, una HDMI, una DisplayPort e una DVI, e poi queste qua sono tutte vuote perché le ho tolte. L'alimentazione e una, poi come ventole ho davanti, ma non c'è ancora. Ho davanti una da 200 mm di ventola, grossa così, e una dietro da 20. Quindi ritorniamo qui sotto, scusate. Giusto. 3, 2, 1. Non ho fatto danni. Da quant'è che registro? 24 minuti, perfetto. Che voi lo vedete in 10 minuti. Allora, adesso entriamo, no, dovevo entrare nel BIOS. Perché? Perché? Allora, adesso mi tocca trasferire tutti i dati sull'hard disk. No, li trasferisco sul NAS. Quindi per questo video è tutto, un po' non so come verrà. Quindi adesso me lo finisco un paio di video che devo editare, ma prima faccio i compiti, dopo edito questo video, lo carico, penso che lo farò uscire subito, e niente, ci vediamo la prossima volta. Mi sta venendo anche il raffreddore. Per qui, per me è tutto, per la casa è tutto, ha funzionato almeno.
funziona ancora, perché lì da più o meno 2-3 anni. Quindi, per questo video si conclude qui, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi, commentate e se volete seguirci su Instagram, Facebook, Musical.ly adesso, e ovunque voi vogliate. E quindi, bella a tutti, ciao!